Benvenuti ragazzi in questo nuovo video. Oggi, dopo un po', risentite parlare, l'ho detto un po' di volte già, però ogni tanto. Quindi oggi aprirò le 10 mega casse, o meglio le 10 casse RIP. Spero di trovare comunque una skin carina, perché nelle 2 mega casse gratis di tipo 2 giorni fa non ho trovato praticamente niente. Quindi iniziamo. Andiamo un po'. Pure un po' lento il gioco. Allora, diamo la prima. 10 skip. Ok. Monete, raddoppio gettoni, monete, monete. Una skin già. Non la mia preferita, ma comunque è gratuita, l'accettiamo. Eugenio della Palude. Che Eugenio a me non piace come brawler, non lo uso, però vabbè. 100 crediti che non fanno male. Ok, seconda. 9. Di solito quando ci sono 9 non si trova niente, non si trova niente. Comunque questo pin carino della zucca. Siamo a 2 già. 11. Qui potrebbe esserci uno skip. Qui ce n'è almeno uno. Contento, contento. Anche qua Fang non è un brawler che uso, però almeno ho trovato la skin migliore che ha, secondo me. Ok, altri 100 crediti. Allora, quindi in tre casse e 2 skin. Qui non troveremo niente perché sono 9. Vabbè, 200 crediti, intanto prendiamo crediti che fanno bene. Qui, quarta mega cassa, niente. Sono 9. Vabbè, ok. Cerco il pin della bara. Quinta box, niente. Però un po' di bli. Ok, non era niente. È una skin rara che non è stagionale. Abbiamo trovato 2 skin non stagionali. Però abbiamo un po' di pin. 3 skin in 5 casse, anche se una è da 30 gemme, ma vabbè. Sesta cassa, 10, un altro skip. Veramente? Sì, quanto godo, madonna. Ah no, Mike tira cervelli. Non l'ho comprata perché volevo Frankengrom, cioè si poteva trovare, però sono contento, era la skin che cercavo effettivamente. Che quel pin della cassa che diventa zombie, anche quello lo cercavo. Comunque, settima cassa. Eh beh, no, l'overdrive di 8 bit che non sapevo neanche che sì, che potesse già uscire. Però. Abbiamo anche il graffito, quello sono infestato. Questa è settima, ottava cassa, lo sottavo. Ormai è un cosmetici. 9, cioè nona cassa. Star Power. Ok. No, non avevo visto che c'era lo skip luminoso l'ultimo, così non so neanche potesse. Colette svitata, non la skin migliore, però. E quindi questo. In 10 casse abbiamo trovato circa 6 skin. Che adesso le andremo, ve le farò vedere un po' meglio. Buono però. 6 skin in 10 casse. Contando che non ne avevo trovata nessuna. Non avevo trovata letteralmente nessuna nelle due. Abbiamo Cesta Giullare, che avrei comprato magari. Colette svitata. Che questa non. Cioè, dice effetti animazioni personalizzate, però non è vero. Dynamite tira cervelli. Che meno male, perché l'altra skin non mi faceva impazzire. L'Eugenia della Palude e il Fang Caboce. Questi sono i pin delle skin che abbiamo trovato. E basta. Ok, andiamo al secondo account. Perché non so se ve l'ho detto, ma tutti gli account qui apriamo, quindi sono circa 60 casse. Ok, secondo account, vediamo queste 10 rip box cosa ci danno, dead box, fate voi. Prima cassa, 9.
Tutte monete si danno e più 100 crediti. Tutti crediti. 9 anche qua. 6 overdrive di Shelly qua e non sono riuscita a portarla, c'era gratis prima. Ma. Monete, graffito, razione bella e 200 crediti. Sto salvando un sacco di crediti in stack. 9 per il gadget. Tobit, prima l'overdrive. Graffiti. Tra l'altro non ho neanche trovato il pin che volevo io, però spero che 10 qua c'è qualcosa. Spero che si può al massimo acquistare o trovare in estate. Allora, 2, non schi rara. E invece no, non è rara, che bello. Con te P che ho sull'account principale, va bene, va bene. È la razione. Quindi siamo a 3 casse, mi sembra. Questa è la quarta. E qui 10, non c'è qualcosa, 5. Zombrock, quindi è rara. Cioè, è della rarità rara. Anche a 19 gemme l'ha messo quest'anno, io l'ho presa così nel primo account. Graffito, coso, razione, razione di Zombrock. Adesso dovremmo essere la quinta, forse. 12 skip. Qui potrebbe esserci roba grossa. Sì, c'è Shelly Strega. Cioè, c'è Shelly Fattucchiera. Un account che non uso questo. Lo dico, però, vabbè. 200 credit. Buono Shelly Fattucchiera, anche se non è un account che uso. Speriamo che il prossimo anno magari ripropongano questa cosa. Cioè, magari sul primo account mi fosse uscita Shelly Fattucchiera. A posto di, che ne so, Chester Giullare. Credo che non ci sia mai una skin quando sono 9 skip e c'è uno luminoso. Qua non abbiamo trovato niente, solo il gadget. Perché... no, anche qui. Tanto bling. Un graffito. No, no, ho preso pure il conto delle box, vabbè. Questo è... io non so cosa dire. Su, in una cassa ho trovato Kenji. Sto account che, ripeto, non uso. Primo account di Brawl che ho Kenji sbloccato. Questo è anche meglio di una skin. Abbiamo pure finito le cose. Se volete un brawler, cioè se volete un video in cui magari pusho Kenji, ditemelo nei commenti. E adesso passiamo alla prossima, al prossimo account. Altre 10 casse. Rip. Un po', siamo solo al terzo account. Abbiamo quasi, abbiamo aperto già 20 casse, 21. La prima 9. Ok. Graffito e icona. Seconda 9 anche qui. Graffito, graffito, icona. Qua c'è lì quasi tutti i pin, praticamente questo con queste casse, però monete e icona. Però una piccola skill. Ok, gadget di Ash. Siamo tipo la terza o la quarta. Cassa. Però non abbiamo trovato ancora niente. Aspetta, tipo la quinta forse. Milita stellare, 11 skip, qui c'è qualcosa. Buono, anche qui sto senza testa. Adesso sto trovando skin che valgono di più. Praticamente le sto trovando tutti negli account secondari. Vabbè. Vabbè, tipo quinta cassa. Sono comunque soddisfatto. Chi è che mi chiama? Sesto, settimo. Graffiti. 9. Vedita stellare di Nita e una razione. Non sono riuscito a silenziare. Icona, graffito e crediti. C'è ancora uno. Vabbè, vedita stellare.
Ecco, la razione, quella che volevo io, era quella lì della bara. Questa basta. Niente. E sono finite le casse. Cioè, sono veramente finite le casse. In 10 casse. Questo account non ho trovato pure una skin di Halloween 140 gemme, però qui ho vinto anche la sfida, intanto. L'ho vinto sull'account principale. Però cioè, io letteralmente non ho, ho trovato solo questa. Un po' schifosetto qua. Stavo guardando qua tra le skin di questo quarto account. Mi accorgo che a parte che ho rosa Brolowin, però c'è stato un bug in cui venivano dati i pin della sfida del 2020 esclusivi. Purtroppo questo credo che sia l'unico account in cui è successo ciò. E rosa Brolowin non c'è. Per ringraziare, tra virgolette, l'hanno pure tolta proprio dalle skin che si possono trovare. Quindi questo account è raro. Ok, partiamo con queste altre mega casse. Con quella che stiamo aprendo siamo a 31 dead box e ne mancheranno. E poi mancherà ancora un account. Vediamo. Prima casa 9 skip, quindi non ci sarà niente. Cazzina del calderone. Seconda box, poca 9 skip, sono graffito e crediti. Quanti crediti? Terza box, sembra 9 skip, azione e graffito, icona. Ok, avanti, anche qui 9 skip. Un po' una schifezza sta, bo sta box, graffito e icona. Andiamo a 9 graffito, reazione, crediti, 800 crediti, boh, 300. Poi 9 anche qui. Ho trovato solo moneta in sta casa. Avanti 9. C'è uno skip luminoso, 2 questo. Secondo. Vabbè, io non so che fortuna che c'ho. Vabbè, ambra, l'azione, l'azione piace a me, icona e crazy. Vabbè, io ho trovato due leggendari in due casi. Mo? Vabbè, abbiamo un leggendario, un mitico. Andiamo avanti, 9. E veramente. Graffito, razione. 9. Mete e crediti. Allora. È particolare questa apertura di box, se si tocca. È stato particolare perché non abbiamo trovato schema e questa cosa. Non va per niente bene. Proprio abbiamo trovato Moe e Ambra, non nella stessa casa, però di. Vabbè, ci vediamo nell'ultimo. Ultime 10 dead box. Vediamo un pochino. Questa carica pure. Prima dead box, 9. E prendo il fito. Secondo. 10 monete. Comunque, vabbè, solo cosmetici così. Due pin, un'icona e un graffito. Terza box, 11 oggetti. Bene. Anche qua sto senza testa. Spero solo che non mi di che mi diano altre cose, non so, su. Un po' di razioni dei crediti. Ok, poi quarta mi sembra 9, quindi un'icona, quinta 9, qua niente, solo crediti e bling, sesta, graffito che si collega a quello di prima, settima, circa, non mi ricordo,
Poi, altri 9. 2, un'icona e un graffito. 9. Nove. Io non lo so, ok. Gli ultimi due casi sono stati particolari. O meglio, quello di prima abbiamo trovato solo Ambra e Mo. Però nessuna skin di Halloween esclusiva, quindi non è proprio andata benissimo. Poi in due account abbiamo trovato Stu senza testa e basta. Cioè, non so. Vabbè, comunque il video termina qui, spero vi sia piaciuto. Lasciate like, ricordatevi di iscrivervi e alla prossima. Ciao!